Oggi ve l'ho detto che in questa settimana l'avrei chiamata tutti i giorni, Serenella Salomoni. Buongiorno, buongiorno Serenella, buongiorno. Buongiorno. Sai che io ho dato un input qualche canzone fa, dicendo che avremmo parlato oggi di coppie e lavoro. Coppie e lavoro. Allora, coppia e lavoro, insomma, quando uno torna a casa e ha voglia di sfogarsi un po' del suo lavoro, magari lei o lui dicono: che palle, mi parli sempre di queste cose qua, e si creano comunque delle problematiche. Allora, fino a che punto è meglio lasciar fuori di casa, lasciar fuori dalla coppia i problemi di lavoro? Perché sai, a volte uno si sfoga con l'altro anche perché cerca comunque un appoggio, no? Mica puoi parlarne con tutti. Insomma, dacci una dritta, per favore, dai, una dritta. Ma sai, il fatto di parlare del lavoro è sempre piuttosto pericoloso, perché parli solo tu e ti lamenti, no? Dall'altra parte c'è qualcuno che vorrebbe aiutarti, però conoscendo poco la situazione ti può dire delle cose che non ti vanno bene, allora cominci a litigare. Oppure io ti dico, ci sono delle coppie che lui o lei, specialmente lui, torna a casa e dici: io torno a casa e da quando sono uscito dall'ufficio, dall'ospedale, da dove vengo, tiro giù la clera e non parlo più del lavoro e non ne voglio parlare. E lei si lamenta perché dice: ah, ma come, non mi racconti mai niente. Quindi intendo dire, non è molto semplice parlare del lavoro, bisognerebbe parlarne in maniera giusta, in maniera mediata, e accettare che dall'altra parte o c'è qualcuno che non capisce, per cui devi spiegare di più. Quindi no, questa incomprensione che succede non è perché lei o lui non entrano nel problema, ma proprio perché più di tanto non sono capaci di entrarci, oppure che tu non l'hai spiegato bene, o che tu vorresti che ti venissero dette delle cose che poi non ti vengono dette. Ah, quindi non è sicuramente semplice riuscire a parlare di lavoro. Sì, bisogno di approvazione e anche di gratificazione, perché magari sul lavoro ti hanno dato delle cose certo. Poi uno lo trova a casa, lo cerca altrove, solita venata. Questa è la tua soluzione. No, non è la mia, quello che sento dire in giro, che è mia. La tua soluzione a questa cosa di cui abbiamo parlato, non che sia tua personale, in senso generale. Se chi dovrebbe ascoltarmi non mi ascolta, proverò a parlare con qualcun altro, questo intendo dire. Sì, magari anche con uno psicoterapeuta, perché molte volte vengono da me per parlare dei problemi sul lavoro, sia oggi di un'ansia o quello che chiamiamo burnout. Il burnout è una vera e propria malattia di lavoro. Di burnout magari parliamo domani. Buona giornata, Serenella, a presto. Un abbraccio, grazie, ciao. Bacini.